Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere iscrivervi al mio canale, quindi diciamo sostenermi attivamente, ricordatevi nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina, la voce tutte. In questo modo, man mano che io metto online i miei video, puntualmente dovrebbe arrivarvi la notifica, in modo che così, insomma, non vi perdete per strada, insomma, in qualche modo, ecco, mettiamola così. Allora, questo è un video che, diciamo, ricalca una tipologia di video che a me piace molto fare. E piace molto anche guardare qualcosina di, diciamo, sulla falsariga. Non tanto tempo fa è stato proposto anche dalla mia cara amica Ornella del canale Selvaggia Bellezza, a cui mando un grandissimo bacio. E dopo, comunque, giù in info box vi lascio anche il riferimento al suo video in modo che possiate vedere anche quello che ha proposto lei. Ornella propone sempre tante cose interessanti, è bravissima nel descrivere le caratteristiche dei vari prodotti, è coinvolgente anche a livello emotivo con le sue descrizioni. Insomma, avete la possibilità di vedere questo video con le sue proposte e tra l'altro, se ancora non la conoscete, avete anche la possibilità di iscrivervi al suo canale. Le rimando un grande bacio. Allora, e venendo alla ciccia, io sono riuscita, diciamo sì, c'è anche un po' un piccolo intruso, insomma, che non ha proprio tutte le caratteristiche per stare in questa cinquina, perché sono riuscita a selezionare, diciamo così, 5 prodotti top e sono tutti entro i 5 euro. C'è appunto questo sesto prodotto che è un po' un intruso perché insomma non riesco, avendolo anche utilizzato per un po', a definire top. Di questi prodotti, tra l'altro, ce ne sono anche alcuni che ho utilizzato durante la mia vacanza, durante questo mese di agosto, che ormai è proprio, diciamo, agli sgoccioli. E qualcosina che invece magari ho scoperto dopo la vacanza e che ho, che magari insomma non ho portato con me in vacanza, quindi è un pochino anche la, tra virgolette, continuazione per certi versi del video che ho fatto dedicato ai miei preferiti della mia vacanza. Se poi magari vi fa piacere, qualcuno non l'ha visto, avete piacere di rivederlo, giù in info box vi lascio anche questi riferimenti. Ma iniziamo da questo smalto. Allora, io se poi riesco vi faccio vedere poi lo smalto direttamente dall'unghietta del mio piedino, se riesco magari a non cadere dal divano, a non, insomma, diciamo, ce la metterò tutta. Allora, questo qua lo avvicino intanto così, in modo che comunque lo vediate bene, al di là dell'effetto specchio, dato che io registro col telefono, per chi ancora non lo sapesse. Allora, questo è Deborah Milano smalto formula pura, colore estremo, extra brillante. E questo tipo di smalti di Deborah ha fino all'80% di ingredienti di origine naturale. Come riferimento qui da solo il numero 18. Lo metto anche magari. No, vabbè. Lo riavvicino, ma poi insomma spero che renda, riuscendo a mostrarvi proprio l'unghietta del piedino che ho fatto. Io non, insomma, diciamo che questa volta mi sono sbizzarrita con tre o quattro colori, perché insomma, perché limitarsi quando si può abbondare? Eh no, eh. Allora, io questo qui sono riuscita a trovarlo proprio a 5 euro tondi da Combipel. Andata lì per tutt'altro motivo, ho visto questo espositore piuttosto fornito,
dove c'erano parecchi smalti di formula pura di Deborah. Vi dico, effettivamente, poi in questa cinquina c'è anche un altro prodotto. Diciamo che ho avuto fatalità, l'intuizione di trovare i prodotti sempre di Deborah in posti diversi, ma in ognuno dei due posti sono riuscita a pagare meno il prodotto. Vi dico eventualmente, insomma, per chi magari ha la possibilità di andare da Combipel, di valutare se appunto c'è questo stand di Deborah e insomma vedere anche c'è una bella varietà di tonalità di smalti e insomma può essere che la promozione vada avanti ancora per un bel po'. Eventualmente io vi consiglio di guardare anche online, quindi insomma sicuramente, secondo me, insomma, tenendo presenti queste due cose, riuscite a trovare al prezzo di 5 euro una bella selezione di tonalità di smalti, ripeto, di Deborah Formula Pura, che hanno fino all'80% di ingredienti di origine naturale. Allora, giusto perché limitarsi quanto si può abbondare. Altro smalto, che insomma anche questo, dai, magari riesco dopo aver mostrato questo proprio a mostrare il piedino. Allora, questo è uno smalto di Essence Shine Last and Go. Questo è il numero 77 Deep Sea Baby. E questo appunto viene proposto, non c'è la dicitura in italiano, comunque come uno smalto a lunga durata. Allora, io questo l'ho trovato da Tigotà, ho guardato un po' in giro, comunque insomma mi pare che anche devo aver visto anche non da Tigotà, ma in una Upim, se non ricordo male, mi pare a Gorizia, però insomma prendetela un po' con le pinze. Comunque, diciamo, i prezzi di Essence sono sempre piuttosto allineati e questa l'ho vista in più Tigotà anche, non solo nella mia città, quindi eventualmente se vi interessa poi la tonalità chiedete anche nei commenti, comunque è facilmente reperibile. Mi ricordo esattamente il prezzo che è di 1,99 euro. Adesso vediamo se io, non cadendo dal divano, insomma, non facendo magari danni, riesco. Così. No, non si vede niente, mi sa che devo sfilare. Eccole qua. Allora, qui riuscite a vedere lo smalto. Mamma mia, che metodi, però vabbè, si prova tutto, che è questo di. Lo tengo così. Questo di Deborah, e qua vedete l'unghia, e vediamo se riesco con l'altro piede. Sì, eccolo qua, la mamma mia, cosa non si fa? Seconda unghia, quest'unghietta qua. Ok, così vedete un po' tutto, anzi, magari così e così. Sì. Questo smalto di Essence, comunque accanto, sì, effettivamente c'è anche l'altro smalto di Deborah. Mi dispiace non essere riuscita in qualche modo senza provocare danni, diciamo, alla mia persona o allo svolgimento del video a mostrarvi diciamo, gli smalti poi con i sabò che sto indossando. Comunque, altro prodottino, diciamo, che rientra in questa cinquina è questo sapone mani di Balea. Anche questo lo avvicino in modo che riusciate a vederlo comunque con tutta calma. Allora, questo è il sapone per le mani di Balea, No Rain, No Rainbow. Carino che abbiano messo la dicitura in inglese, quindi se non c'è la pioggia,
Poi non ci può essere l'arcobaleno, insomma, traducendo in italiano, aggiungendo qualche parola in più che ci sta sempre bene quando, insomma, almeno a mio gusto, proprio come orecchio, quando vado a tradurre dall'inglese. Questo è un sapone mani al profumo di bacche e mandorle. È una referenza da 300 ml. Allora, in questo caso invece il prezzo non lo ricordo, però sicuramente è meno di 5 euro. Hanno un prezzo di solito piuttosto vantaggioso i saponi mani di Balea. Io personalmente mi trovo bene con questi da 300 ml. Il formato più grande, che se non ricordo male è da 500, per me effettivamente è troppo, anche perché comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, sono saponi che sono solo io, che uso solo io. Magari poi ne ho due che mi piacciono in quel periodo, mi va di alternarli, quindi insomma 250-300 ml per me è il formato ideale. Di solito mi piacciono, insomma, quasi sempre questi saponi mani di Balea. Sono gradevoli da usare, anche se lavo le mani più volte al giorno, non seccano le mani, la consistenza è piacevole, diciamo, non scivola subito via, non è comunque appiccicosa. In questo caso la profumazione, io sì, sento questa profumazione di bacche, le mandorle effettivamente no, però comunque è molto piacevole, è più delicata di altri saponi. Però mi ha colpita, vediamo se, no, voi magari lo vedete, eccolo qua, tendete a vederlo un pochino più trasparente, un pochino più rosino, però è di un, anzi, devo in qualche modo contenere la cosa perché pensavo di essermi ricordata le salviette e invece no, ma pazienza, vedrò insomma di riuscire a fare in qualche modo. Voi, ribadisco, lo avete visto magari un pochino più trasparentino, in realtà è di un lilla molto molto tenue, che potrebbe, no vabbè, anche magari dalla confezione, no, si fa fatica a vederlo, però vabbè, così insomma mi godo un po' anche questo profumo tenue e delicato di bacche, è veramente carino, è una coppia. E quindi insomma assolutamente sta, per quanto insomma mi riguarda, ma spero magari di aver dato qualche dritta, qualche idea, qualche suggerimento, aver fatto compagnia, insomma sempre qualcosa di positivo anche insomma a tutti voi che state guardando questo mio video. Comunque ripeto, rientra a pieno titolo in questa mia cinquina. Poi, ecco qui, questo diciamo va a fare compagnia ad un'altra tinta labbra di Deborah che sono riuscita a trovare. Non ero diciamo sicura di riuscire a trovare anche questa nei cestoni, chiamiamolo così, di Tigotà a 1,99 euro. Cosa è successo? E questi ve li riavvicino un attimo. Allora, questo smalto da Tigotà, tra l'altro non ricordo esattamente se dove sono andata era presente la tonalità, comunque a prezzo scontato, perché queste cose me le sono fissate bene in mente, costava 6,30 euro. Io appunto da Combipel sono riuscita a trovarlo a 5 euro. Per questo vi consiglio magari a volte di, perché la possibilità e si destreggia online, di guardare diciamo un pochino più approfonditamente online, per chi come me ha la passione e a volte anche l'occasione di potersi spostare in vari negozi o punti vendita, così di guardare effettivamente in giro, perché insomma
si può effettivamente risparmiare. Addirittura questa tinta labbra di Deborah, che è un rossetto liquido effetto matte a lunga tenuta ed è la numero 50 Metal Matte No Transfer da Conad, sì, scusate, da Combipelle, io l'avevo proprio puntata, però costava 7 euro. Ho detto, ma dai, no, prendiamo lo smalto. Ho detto, dai, magari vado in qualche Tigotà un pochino più fornito e vedo se riesco lì a fare, diciamo, l'affarone nel cestone. Ed effettivamente ci sono riuscita perché l'ho trovata nei cestoni, era stata messa a disposizione anche questa tonalità a 1,99 euro. Attenzione perché a prezzo pieno queste tinte labbra possono arrivare a costare anche qualcosina più di 10 euro. Quindi a maggior ragione, se vi sapete destreggiare online e vi può interessare come tipologia di prodotto, guardate un po' qua e un po' là. Se come me, insomma, vi capita di avere l'occasione di spostarvi in negozi che non sono nella vostra città, nel vostro paese, insomma, o più vicini a voi, ma anzi, in questo caso poi tra l'altro non l'ho trovato nemmeno tanto lontano, comunque, insomma, se preferite, insomma, decisamente l'alternativa, come me, dello store fisico, guardandovi un pochino in giro, insomma, fatelo assolutamente perché, ribadisco, io l'ho trovata da Tigotà nei cestoni a 1,99 euro. Se l'avessi presa da Combipel, l'avrei pagata 7 euro. Allora, ultimo, diciamo, prodottino di questa cinquina, che insomma, anche questo per me rientra a pieno titolo, è questa crema piedi di Balea, anzi è un burro effettivamente. Questa è una referenza da, anzi ve lo riavvicino un attimo e anche così in modo che possiate vederlo serenamente al di là dell'effetto specchio. Questa è una referenza da 150 ml ed è effettivamente un burro piedi con estratto di papaya, olio di cocco e burro di karité. La descrizione, anche diciamo sintetica, che dà in italiano, comunque sì. Trattamento giornaliero intensivo rende morbidi anche i piedi secchi. Allora, ve lo faccio anche un attimino vedere. Tra l'altro, la profumazione, che io non so se definire esattamente di papaya, comunque è stragradevole. Allora, io difficilmente ho i piedi particolarmente secchi. È vero che magari camminando tanto con diciamo, chiamiamolo semplicemente proprio alla super italiana, lo zoccoletto aperto, insomma, sicuramente i piedi mi si vanno un pochino a seccare, però ripeto, un pochino a seccare, quindi niente di così, diciamo, importante, no. Però io questa l'applico applicata al mattino, diciamo anche dopo 8 ore, anche 9, cioè il piede era comunque morbido e io magari, appunto, avendola portata in vacanza, mi cambiavo un attimino poi per andare a cena e quindi, insomma, chiaramente lavando i piedi avevo piacere di riapplicare la crema, ma anche dopo, diciamo, avendoli rilavati, avrei potuto effettivamente non applicarla proprio perché estremamente, diciamo, durava tante ore questo effetto, di piede morbido e piede levigato. Questa, ripeto, è una referenza da 150 ml, in questo caso il prezzo non lo ricordo, ma sicuramente meno di 5 euro. Non ha, per quella che è la mia esperienza, assolutamente nulla da invidiare per quanto riguarda la texture. Comunque sì, insomma, si è assorbita
con una tempistica assolutamente serena e assolutamente accettabile, quindi texture, profumo, durata a creme, per cui ho speso insomma anche più del doppio. Poi, per carità, in quel momento non avevo la possibilità di andare da DM e ho privilegiato la comodità, però assolutamente questo è un prodotto, forse diciamo in questa cinquina che vi ho mostrato, è un prodotto che al di là della sua efficacia, perché poi comunque tutti gli altri prodotti carini, performanti, piacevoli, però anche quel, passatemi questo termine, quel tip in più che difficilmente insomma andresti ad aspettarti da un prodotto che, ripeto, sicuramente ho pagato meno di 5 euro. L'unica cosa che mi viene da dire, magari però, ci sono tantissime tipologie di prodotti per i piedi di Balea da DM. Se non ricordo male, però chiedo venia se magari sto ricordando male, comunque difficilmente le tipologie di creme superano i 5 euro, quindi insomma, se avete la possibilità di andare da DM, perché ce l'avete vicino, perché appunto avete la possibilità di spostarvi o qualsiasi felice occasione, date un'occhiata alle creme per i piedi, perché secondo me, ma poi fatemi sapere nei commenti se la pensate come me, è praticamente quasi impossibile riuscire a trovare creme, burri, insomma, per i piedi così performanti, piacevoli da usare e anche insomma, per quanto riguarda questa crema, ma una che avevo provato tempo fa, insomma, con tempistiche di assorbimento assolutamente ragionevoli ad un prezzo così piccolo. Allora, poi ho voluto mettere un prodotto che definisco un intruso perché effettivamente, secondo me, è carino, però, passatemi anche qui il termine molto colloquiale, fin là, però comunque insomma mi fa piacere mostrarvelo e si tratta di questo deodorante per piedi e scarpe di Balea. Diciamo della stessa linea poi della crema per i piedi. Allora, il deodorante è una referenza da 150 ml e appunto viene riportata poi qui, diciamo, sull'etichetta in italiano la dicitura piedi deodorante piedi e scarpe al profumo di papaya senza alluminio. Agitare bene prima dell'uso, vaporizzare uniformemente sui piedi da una distanza di 15 centimetri. Allora, è un prodotto che io definirei carino perché effettivamente quando poi voi andate a vaporizzarlo sul piede avvertite immediatamente questa sensazione proprio di freschezza. La profumazione rispetto al burro è un pochino più lieve, però si avverte questa profumazione. Io non riesco a definire esattamente, o forse non ho la chiara percezione di quella che è la profumazione di papaya, comunque piacevole. Però voglio dire, il tempo di infilare la scarpa e questo effetto fresco nel giro di neanche 2 minuti sparisce. Allora, anche questo sicuramente è un prodotto che costa meno di 5 euro e quindi non mi sarei aspettata chissà che durata, anche se poi effettivamente insomma, la crema, sì, il burro, scusate, della stessa linea è riuscito a mantenere i miei piedi morbidi ed idratati, insomma, anche per circa 8 ore. Però, insomma, diciamo, quei 10 minuti dopo averlo spruzzato, insomma, invece, no, è proprio una sensazione di freschezza che si avverte forse
per neanche 30 secondi. Per carità, fosse stato un prodotto non low cost, l'avrei definito una ciofeca. In questo caso lo definisco carino, piacevole, però sì, in questo ci sta proprio l'espressione, lascia il tempo che trova. Fatemi sapere se l'avete provato, quella che è la vostra impressione, e se non ricordo male, però hanno provato, però potrei sbagliarmi, quindi insomma chiedo già anticipatamente perdono, prodotti di questa linea di Balea, anche Ombretta del canale Ombretta Carnicelli, a cui mando un bacio, e Betty del canale Betty82 mando un bacio anche a lei. Però comunque, se altre o altri tra di voi hanno provato questo prodotto, fatemi sapere quelle che sono state le vostre impressioni. Il video termina qui. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia e supportata fino, diciamo, alla fine. Sbizzarritevi poi con i commenti, fatemi sapere la vostra, quale prodottino vi è incuriosito, se questa è una tipologia di video che vi piace guardare, se avete un canale, se effettivamente, diciamo, o comunque sulla falsariga, è una tipologia di video che vi piace anche, chiaramente, insomma, quando si riesce a mettere qualcosina da parte, girare. Avete provato qualche prodotto? Ce n'è qualcuno che vi incuriosisce di più? Qualcuno con cui magari io ho avuto un'esperienza positiva e la vostra è stata negativa? Insomma, nel momento in cui ci si esprime con educazione e tutti i pareri e le esperienze hanno la possibilità di risultare costruttive, io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!